l'osservazione della Terra è il telelevamento, l'osservazione della Terra è lo studio del pianeta, del nostro pianeta, la gestione delle risorse naturali e il futuro, per le future generazioni. Cosa si fa con lo spazio? Con lo spazio si fanno moltissime cose, infatti in Europa abbiamo forse la famiglia più completa e più numerosa di satelliti che guardano il nostro pianeta Terra, e quindi abbiamo anche una leadership a livello mondiale per quanto riguarda il telelevamento e lo spazio. Abbiamo satelliti meteo che già dagli anni 70 sono operativi con future generazioni in corso, e abbiamo satelliti scientifici che studiano invece degli aspetti legati ad attività scientifiche della Terra, la geodesia, la magnetosfera, l'innalzamento dei mari, l'umidità del terreno. E poi abbiamo una famiglia di satelliti detta Copernicus, sotto la leadership dell'Unione Europea, satelliti che oggi sono già 7 operativi ed altro un'altra decina in fase di sviluppo e per lancio nei prossimi anni, satelliti che a livello operativo fanno un monitoraggio continuo del pianeta Terra in maniera molto frequente, con strumenti radar e ottici a bordo che permettono sia di guardare l'evoluzione delle foreste, l'evoluzione dei cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacci, l'erosione costiera e molte altre tematiche relative a quelle che sono le variabili climatiche a livello mondiale. La Terra si studia come interno della Terra, si fa studio della geodesia della Terra, della gravità, della magnetosfera, quindi abbiamo dei satelliti che guardano la Terra come Swarm, come Goce, satelliti dell'ESA che fanno uno studio approfondito di quelle che sono le attività gravitazionali, le onde, la magnetosfera, e questo è un aiuto anche per chi studia i pianeti nel sistema extraterrestre. Lo spazio, secondo il trattato del 67 delle Nazioni Unite, è di tutti, ha uno statuto molto simile al diritto del mare, quindi lo spazio è di comune proprietà di tutti che devono in maniera pacifica sfruttarlo e utilizzarlo, e questo riguarda sia le frequenze sia l'utilizzo dello spazio extrasmosferico, quindi un trattato che è quello di riferimento celebrato recentemente con Unispace Plus 50, che è il trattato che è la base giuridica per la collaborazione a livello internazionale tra paesi nel settore spaziale ed è la base anche giuridica di quelle che sono le attività che si fanno nel settore ambientale. Poi negli ultimi anni moltissime sono le convenzioni delle Nazioni Unite ambientali, dopo infatti Johannesburg nel 2002 sono nate la convenzione sui deserti, Ramsar, quella sull'umidità del terreno e non ultima UNFCC, cioè la Convention del Climate Change delle Nazioni Unite, e oggi lo spazio e l'Agenzia Spaziale Europea fa moltissimo in termini di contribuzione con i dati delle proprie missioni per supportare l'implementazione di questi accordi ambientali. Quindi a livello internazionale una forte collaborazione con un forte ruolo dell'Europa e un forte ruolo dell'Italia.